Buonasera, benvenuti. Siamo all'ultima diretta prima della pausa estiva del Centro Servizi Volto sulla nostra pagina Facebook. L'argomento è un argomento molto ampio, ma molto significativo per noi, ma per tutti i volontari che ci stanno seguendo e che ringrazio, di essere presenti. E ringrazio di essere qui con noi. Questa sera, infatti, abbiamo due ospiti che per noi sono estremamente importanti. Uno è il nostro presidente, Gerardo Gatto, che introduco subito e saluto, ringraziandolo di essere qui con noi. L'altro nostro ospite è il direttore del centro servizi, Stefano Meneghello, anche lui sta per entrare in diretta insieme a noi. Ecco, l'argomento di questa sera, come leggete nel post e come potete aver letto sulle social e sul sito di Volto, è il volontariato non va in vacanza. Inteso come sia la grande attività dei volontari che cercheremo di raccontare da oggi per tutta l'estate, di tutti coloro che scelgono di non andare in ferie e di continuare il loro impegno, ma anche il fatto che il supporto del centro servizi, l'impegno del centro servizi a favore del volontariato non smette mai e ci sono già, come dire, delle grosse, ci sono innanzitutto dei resoconti importanti da dare su ciò che è stato fatto in questi mesi, ma ci sono anche delle iniziative già in programma per la seconda parte dell'anno. Quindi io mi taccio perché ho già parlato anche troppo e ringrazio di essere presente il Presidente e il Direttore del Centro Servizi. Innanzitutto un saluto a Gerardo Gatto, grazie di essere con noi. Bene, ricambio il saluto e sono molto contento di poter partecipare a questa diretta. E non so se posso iniziare a parlare oppure devo aspettare domande. No, no, in realtà ti abbiamo invitato perché tu non parli, quindi no, certamente puoi fare ciò che ritieni opportuno, anzi siamo ben contenti se parli. Solo un saluto dal direttore, grazie di essere qua, direttore. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Presidente, il campo è suo. Ma dunque io vorrei proprio, prima di parlare, questo lo farà meglio di me il direttore di tutti i dati di attività, che comunque non si può essere concreti se non si racconta comunque un'attività svolta. Mi ha molto colpito il titolo, cioè cosa vuol dire che il volontariato non va in vacanza. Letteralmente vacanza, se noi prendiamo il vocabolario italiano, vuol dire sospensione dell'attività. È chiaro che tutti noi abbiamo bisogno del ristoro e recupero psicofisico, no? Ma per cui il volontariato si è organizzato in modo da non sospendere l'attività, cioè nel senso che una persona è tranquilla quando sa che può contare su una presenza certa. Ecco. Tutta l'organizzazione di questo periodo per noi è stata garantire una presenza, garantire un punto dove qualcuno possa rivolgersi per un conforto, per un aiuto, per stare insieme, soprattutto in questo ultimo periodo, che è stato un periodo, per usare una parola desueta, un periodo di prova, cioè molto difficile. Ad esempio, come non andate in vacanza? Ecco, la caratteristica del volontariato è quella di cercare soluzioni nuove, soluzioni concrete per rispondere ai bisogni. Ecco, tutto il processo di digitalizzazione, l'erogazione dei servizi attraverso l'accesso alle piattaforme digitali, è stato un modo di essere presenti, un modo di poter raggiungere, anche se non di persona, tutte i cittadini, le persone che in qualche modo avessero bisogno di noi, hanno avuto bisogno di noi. Tant'è vero che mi colpisce molto una cosa che ha detto, mi ricorda molto il discorso che il Presidente della Repubblica ha fatto alla giornata europea del volontariato a Padova. Ha detto che il volontariato è un patrimonio della comunità e si leva sulla qualità delle nostre vite. Io credo che tutta l'organizzazione in questo periodo, tutta la presenza assicurata, ha inciso molto sulla qualità della vita delle persone che hanno
di tutti noi, ma soprattutto delle persone più fragili che hanno subito la prova del Covid. Poi concretamente non vai in vacanza perché tantissimi enti, adesso io non li cito, però hanno deciso di restare aperti anche ad agosto, addirittura alcuni 24 ore, 7 giorni su 7, no, 24 ore su 24 è un po' esagerato, però molti 7 giorni su 7. Io direi che il volontariato non va in vacanza, vuol dire che assolutamente si può contare su una presenza certa che è un punto d'appoggio che si può trovare sempre in qualsiasi momento, anche nel momento estivo. Grazie Presidente di averci, come dire, introdotto così profondamente e approfonditamente nello stesso tempo nel tema di questa giornata. Lei ha raccontato in modo, come dire, generale, generico, tutto ciò che è stato fatto, ma credo che a questo proposito il direttore Stefano Meneghello possa scendere un pochino di più nel dettaglio, a meno che non ci sia qualche ulteriore commento o qualche aggiunta da fare a ciò che dice il Presidente. Direi assolutamente, in termini di aggiunte no, nulla perché quello che ha detto è assolutamente condiviso da me e soprattutto delinea uno scenario alto e culturale che sta sulla testa di tutti, soprattutto su noi che lavoriamo all'interno di Volto. Per quanto riguarda quel che è capitato in questi mesi, grazie a Dio ne stiamo uscendo pian piano tutti quanti. Alberto, se hai modo di condividere con tutti l'immagine che rappresenta lo spezzone di articolo che è apparso poi sui giornali, lì c'è una Eccolo qua. macrosintesi dei dati, eccolo qui. Tutti i nomi dei centri servizi di Volto, così abbiamo risposto all'emergenza. Presidente, prima sottolineava un dato che ha a che fare col processo di digitalizzazione. Questo è una cosa che avevamo in mente di fare su indicazione del Consiglio e che chiaramente ha dovuto avere una necessaria accelerazione e vi assicuro che riusciremo a breve, mi assicurano entro i primi giorni di settembre finalmente la fibra ottica anche in viaggio libero, per cui alcune problematiche che stiamo vivendo anche in questi minuti mi auguro che siano definitivamente superate dal punto di vista dei collegamenti audio e video. Quello che mi ha colpito è che tutti quanti abbiamo avuto in mente i vari passaggi, le varie fasi dell'emergenza che pian piano venivano declinati dalle televisioni, dai giornali, comunque dai protagonisti, dai responsabili della vita pubblica del nostro paese. Questo nel piccolo di Volto ha avuto anche a che fare con processi e fasi di riorganizzazione e di ripensamento dei servizi, con un grande orizzonte che è stato necessario anche cambiare il modo di lavorare, il modo di concepirsi insieme nello stesso posto di lavoro. La cosa che mi porto a casa da questo periodo è che è sempre un percorso che necessita di passi, sembra sempre che abbiamo raggiunto livelli per cui ci si conosce personalmente, ci si conosce nell'esercizio delle funzioni, ma c'è sempre ancora tanto da fare per quanto riguarda la concezione organica, c'è una realtà sola che si muove su tutti i fronti. L'articolo che stiamo ancora condividendo mette alcuni accenti, c'è 1188 candidature di cittadini per fare attività di volontariato nella fase emergenziale, è un numero molto importante. Perché tenete conto che storicamente quel numero lo raggiungiamo, l'abbiamo sempre raggiunto in un anno. Tutto il percorso poi di abbinamento e di inserimento in associazione ha coinvolto non solo quelle che storicamente erano le risorse umane dedicate a questo servizio, ma ha visto ad esempio un allargamento trasversale su altre figure che mi vengono in mente coloro che tradizionalmente sono le risorse umane dedicate all'attività presso gli sportelli territoriali. Questo perché, essendo un bisogno diffuso, c'era anche la necessità di coinvolgere chi sul territorio ha più, diciamo così, familiarità con gli enti e con la possibilità quindi di inserimento dei volontari. E soprattutto c'è stata una mole di lavoro da gestire importante. Tutti quanti gli aspiranti volontari nel giro di 24 ore hanno avuto un ritorno, dopodiché sono stati sentiti e verificati dal punto di vista della disponibilità e nel frattempo c'erano altre risorse dedicate, ad esempio esplicitamente, a sentire le associazioni, perché anche per le associazioni, come abbiamo visto
in tutte le dirette di questi mesi, c'erano tanti temi di attualità e soprattutto di responsabilità, dalle coperture assicurative alla sicurezza, altri temi, quindi è stato un lavoro articolato su più livelli per, diciamo così, essere più possibile d'aiuto e di sostegno alle associazioni e ai volontari. Assolutamente. Uno di questi degli argomenti che sono secondo me di maggiore interesse è proprio il fatto che in questo periodo di emergenza sanitaria il centro servizi, che è la casa dei volontari, ha dovuto vivere le difficoltà di qualsiasi famiglia, di qualsiasi casa, ha dovuto sopportare la necessità di non ammettere i volontari, quindi di rimanere chiuso, ed è però ritornato ad aprirsi al mondo, al volontariato, ai volontari e a tutti i soggetti della società civile che in qualche modo interagiscono con Volto e con il volontariato a partire dalla fine di maggio. Ed è stato un grande sforzo, direi, anche, come dire, di tutela della salute di tutti, vero Presidente? So che lei, sì, ci tiene, esatto, particolarmente a questo discorso. Ma certamente, perché spesso noi non pensiamo quanto la sicurezza sia un fattore importantissimo per la qualità del lavoro, perché in fondo lavorare non è una condanna, ma lavorare è l'espressione di sé. Certamente se non c'è una sicurezza, un badare alla sicurezza della persona, uno non potrebbe esprimere la propria personalità in un modo compiuto. Noi diamo per scontato che in molti paesi ci sono tantissimi incidenti sul lavoro per questo motivo. Ecco, noi è stata una delle più grandi preoccupazioni, attraverso appunto la compilazione, la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, valutando tutti i rischi e con un'attenzione particolare a tutte le persone, sia volontari sia dipendenti, in modo che potessero lavorare in estrema sicurezza. La sicurezza, tra l'altro, ha permesso di poter esprimere tutta quanta la nostra potenzialità, dando anche servizi e altri vantaggi alle associazioni, in modo che noi non direttamente, perché sebbene il centro servizi è la casa dei volontari, ma la casa è rimasta chiusa da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è come se la preoccupazione è un po' come una mamma che dice che manda il vicino a vedere come sta il figlio quando è al lavoro. Ecco, la sicurezza ha permesso di rendere in grado le associazioni, quindi attraverso anche un lavoro di informazione e anche di consiglio e di vicinanza, ha permesso appunto alle associazioni di svolgere il proprio lavoro con i più fragili. Insomma, c'è un legame profondo tra sicurezza e comunità. Perché? Perché la comunità cosa vuol dire? Stare accanto, è il senso dello stare accanto, l'etimologia della parola lo dice, ma stare accanto è in sicurezza, altrimenti si curano, scusate il passaggio, si curano gli ammalati per far ammalare i sani. Ecco, questa è stata la nostra preoccupazione, perché non può esserci un'azione che non tenga conto di tutti i fattori della realtà. Ecco, tra le tante cose che il centro servizi ha fatto, ne abbiamo accennato precedentemente, c'è stata anche quella di, come dire, un'innovazione tecnologica legata a un nuovo modo di erogare servizi che da sempre sono tra i più richiesti al centro servizi da parte dei volontari. Tra l'altro, scusatemi, tanto che, come dire, organizziamo la risposta a questa domanda, io ci tengo a sottolineare a tutti i volontari che ci stanno seguendo che se vogliono possono interagire, fare domande su ciò che è stato, su ciò che sarà, sull'attività del centro, al presidente e al direttore, scrivendo la domanda nei commenti al video su Facebook, e quindi cercheremo in tutti i modi di dare una risposta in tempo reale.
Quindi nel frattempo appunto chiedo magari al direttore se vuole dire qualcosa lui su questa anche apertura, no? A nuovi strumenti di comunicazione, a nuovi strumenti di metodologie di erogazione di servizi, anche se poi alla fine i servizi sono quelli più richiesti. Assolutamente sì. Tra l'altro sei sparito, Alberto, quindi non ti vedo più. Però vediamo solo il presidente. Vediamo solo il presidente. Ma adesso è ritornato insieme all'articolo. È la regia che ogni tanto perde qualche colpo, perché dura anche questo periodo di fine anno, di fine stagione, come dire, ci mette alla prova un po' tutti, anche i registi. Assolutamente, sì, no, in realtà un po' l'abbiamo già detto, sì. Una delle prime necessità che abbiamo avvertito, ma anche soprattutto su richiesta dei volontari e delle associazioni, era di poter, diciamo così, continuare a rispondere cambiando metodo ai bisogni che stavano emergendo. Quindi tutto l'accesso alle varie piattaforme di collegamento, praticamente ogni 3 giorni ne saltava fuori una nuova o comunque una per cui c'era necessità di un approfondimento, abbiamo provato a mettere a disposizione anche accompagnando i volontari nella creazione e nella gestione di riunioni a distanza, ad esempio, perché questo è stata una necessità, credo che sarà un'opportunità che continuerà a prescindere dallo stato emergenziale. Per quanto riguarda le sedi di volto, come diceva il Presidente prima, abbiamo necessariamente dovuto prestare molta attenzione al tema della sicurezza per evitare situazioni di potenziale contagio all'interno, che quindi avrebbero ancora di più portato, diciamo così, un contenimento obbligato a quel punto lì della nostra capacità di risposta ai bisogni. Quello che di cui mi sto convincendo è che alcune pratiche che si sono affermate in questo periodo, secondo me, diventeranno pratiche comuni dalla ripresa post-estiva, quando mi auguro che lo stato emergenziale generale vada cambiandosi e che quindi anche la presenza fisica, ad esempio, territoriale possa tornare verso una dimensione più normale e più ordinaria. Tutte le consulenze e i corsi di formazione hanno riguardato, soprattutto i corsi di formazione, hanno riguardato molto gli aspetti del digitale. I servizi di ufficio stampa che hanno te come nostro punto di riferimento poi per la ricaduta esterna dei servizi insieme alla squadra che abbiamo condiviso sono continuati, la creazione di siti internet, tutta la gestione delle attrezzature poi ha avuto nella fase finale del periodo acuto un necessario ripensamento, ad esempio abbiamo dedicato numerose ore per capire insieme al Presidente e i vari consulenti incaricati come deve avvenire in sicurezza ad esempio la consegna o la riconsegna di un mezzo, perché anche lì ci sono stati tutta una serie di fattori di rischio analizzati per permettere ai volontari di utilizzare i nostri mezzi ad esempio per la consegna dei generi alimentari o dei farmaci nel periodo di chiusura pressoché totale delle altre strutture. Quindi volto a concorso per quello che poteva e per quello che ha come possibilità erogativa di servizi anche agli interventi cittadini, mi vengono in mente gli snodi o comunque altre situazioni in cui siamo intervenuti a supporto degli enti ingaggiati dal comune per questa attività. Ecco, posso aggiungere una cosa? Ma certo, assolutamente. Io credo che, certo, il nostro sforzo è stato quello di dare strumenti concreti attraverso la formazione, strumenti di sanificazione anche delle nostre sedi, di accesso a distanza, ma credo che voi conoscete tutti la sindrome da capanna famosa, perché ormai cioè la paura di voler stare a casa per la paura del contagio, e che io credo che il nostro sforzo sia stato anche uno sforzo culturale, cioè creare una mentalità per cui è possibile aiutare in sicurezza, perché noi abbiamo spiegato le leggi, però non ci interessava il rispetto della legge in primis. Quella è una conseguenza di un bene che uno vuol fare creando una cultura dell'agire in sicurezza che, come diceva Stefano prima, il direttore, credo che lascerà un segno perché sarà la prassi normale nel futuro. E questo secondo me credo sia un lacito importante, no Presidente? Il fatto che tante cose che prima facevamo in un certo modo
Adesso le facciamo in un modo diverso, ma probabilmente potendo tornare indietro continueremo a farle comunque come le stiamo facendo adesso. Cioè c'è stata una spinta di miglioramento dovuta anche alla necessità dell'emergenza sanitaria che ci ha portato avanti. Questo è un commento che avrei fatto io, ma che nella nostra chat ha fatto anche Audido, dicendo continua a fare le cose come facevi prima, ma non come prima. Sì. Spesso diciamo, anch'io ho scritto molto spesso, che la digitalizzazione, quindi gli incontri su piattaforme web, non potrà mai sostituire il rapporto personale, il rapporto affettivo. Questo è vero. Però io penso una cosa, che poter compilare una richiesta di un servizio in formato digitale accedendo a una piattaforma web, poter interagire in un modo più veloce attraverso i social, attraverso i mezzi informatici, e anche questo è affettivo, perché vuol dire evitare una fatica inutile alle persone. Quindi tante cose saranno poi un utile strumento per rendere più bello, più efficace anche il servizio ai volontari dopo, perché capite che è come andare a ritirare, adesso, il referto faccio un esempio nel mondo che è più vicino, il referto di persona in un ambulatorio, oppure collegarsi a un computer e scaricarlo. Cioè, certamente questo non sostituirà mai per definizione il rapporto personale, però è un aiuto affettivo, perché ti facilita la vita, e noi vogliamo facilitare la vita. Ecco, prima il direttore ha accennato al discorso delle sedi territoriali, che credo siano di rilevante importanza per molte delle associazioni che fanno riferimento appunto alle sedi decentrate, e che in questi ultimi anni il centro servizi ha cercato di aprire in numero consistente, proprio per andare sempre più vicino alle necessità delle associazioni. Ecco, ha accennato la possibilità che riaprano, o che comunque ritornino al loro originario servizio. C'è qualche prospettiva in questo senso, o per il momento è ancora prematuro parlarne? No, non è prematuro parlarne dal punto di vista dell'auspicio, nel senso che la sede di... lì c'è un tema di fondo che ha a che fare con requisiti minimi che vanno assicurati, ovvero tutte le sedi territoriali di voto, non tutte le sedi territoriali di voto sono in uso esclusivo. E questo è un tema di mente, nel senso che laddove c'è un'insistenza di più soggetti sul medesimo spazio fisico, o ancora di più, c'è un'insistenza di più soggetti su, permettetemi la declinazione molto di dettaglio, ma così almeno si capisce, sui servizi igienici a disposizione di quella struttura, si aprono tutta una serie di scenari e di prescrizioni importanti che fanno saltare il banco, nel senso che fin tanto che permane e persiste una prescrizione generale di stato emergenziale, questi temi non possono essere superati. Ora lo vedremo insieme nelle prossime settimane, ne abbiamo già parlato anche col Presidente. Alla riapertura della sede centrale abbiamo accompagnato la disponibilità di apertura, ancora questo appuntamento, ma banalmente perché bisognava regolare anche l'accesso per evitare i famosi assembramenti, dalla sede di Bussola alla sede di Ivrea. Ci sono state ad esempio delle situazioni gestite a livello comunale presso la sede di Chieri, dove lo sportello è all'interno della cittadella, e lì di fatto è un insieme diversificato, c'è una pluralità di realtà associative che ha a che fare con quegli spazi. Quindi molto dipenderà dalle prescrizioni che arriveranno, chiaramente dalle situazioni legislative nazionali, e poi la loro attuazione specifica nei territori di concerto con le amministrazioni. Io mi auguro che con la ripresa post-estiva si possa andare anche verso il territorio in una situazione, ripeto, di ritrovata normalità nell'accesso alle nostre sedi. Tornando a prima, le possibilità di collegamento da remoto con tutti gli strumenti che abbiamo pensato e messo a disposizione hanno fatto sì che non si perdesse quel contatto individuale, affettivo e di stima che si è consolidato negli anni con i volontari che magari non si trovano dal punto di vista operativo sul comune di Torino, in senso fisico. Questo ha potuto compensare l'impossibilità di apertura di alcune sedi.
Ecco, Presidente, cercando di come dire, fare un ultimo bilancio su quello che sono stati questi mesi, uno dei leitmotiv che spesso raccontiamo nel centro servizi è che è un osservatorio privilegiato, che è una di quelle parole che in qualche modo descrivono una situazione senza descriverla a fondo. In realtà però è così, cioè Volto è riuscito a mirare e a conoscere anche nel dettaglio la grande attività di moltissime associazioni, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato che si sono mobilitate durante l'emergenza. E questo secondo me è stato un grande privilegio, credo, scoprire o riscoprire o riannotare la grande capacità del volontariato di identificare in un bisogno, di conoscere bisogni anche differenti da quelli che sono nella narrazione quotidiana, no, di un'emergenza sanitaria, e mobilitarsi immediatamente per dare una risposta nell'arco di brevissimo tempo. Sì, certo, Volto è un osservatorio privilegiato, assolutamente. Innanzitutto colpisce, la prima cosa che colpisce è la capacità di flessibilità di tutte le associazioni, cioè la capacità di piegarsi, plasmarsi con il bisogno concreto e quindi inventare nuove forme. Ad esempio, una povertà che è emersa e che abbiamo scoperto, almeno io ho una scoperta personale, è che accanto al concetto di povertà che tutti intendiamo solitamente, che è quella di non avere beni, soldi, mezzi, esiste una povertà che è quella della solitudine, è quella della depressione, è quella della paura della vita che il Covid ha assolutamente aggravato. Quella è una povertà, perché etimologicamente povertà vuol dire mancanza di qualcosa, mancanza di sicurezza. Mi ha colpito molto come molte associazioni abbiano deciso di stare aperte 7 giorni su 7, soprattutto non voglio, qualcuno devo citarlo, per esempio di APSI, che si occupa della malattia psichiatrica, l'aiuto alle persone disabili, il SEA, la presidente del SEA che dice che la povertà non va in vacanza, tutte queste cose ha permesso personalmente a me di scoprire che in realtà il volontariato è vero che si muove disinteressatamente, però in realtà ha un grande interesse, che è quello che muovendosi ci guadagna lui, perché vede molte persone guadagnarci nella qualità della vita ed essere un po' più felici. Questo mi ha sempre colpito, perché viene fuori. Pensate un po' cosa sarebbe stata la crisi Covid se non ci sarebbero state il servizio di emergenza anziani che portava la spesa a domicilio e i farmaci, l'Auser che faceva gli accompagnamenti in ospedali, la linea lineamenti che ha fatto e fa ancora assistenza psicologica 7 giorni su 7. Addirittura si è pensato anche alla compagnia di molte persone sole, che sono gli animali, per cui l'ENPA, l'ente protezione degli animali, la cascina di collegno che è rimasta sempre aperta. Una vita è un tessuto sociale lacerato dal Covid, ma ricucito in un certo modo dal volontariato. Ecco. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori in realtà quello che caratterizza il volontariato, cioè una generosità e un valore dell'amicizia, una passione per la vita, un'attenzione al bisogno e una cura al bene comune, scoperto in tutte queste associazioni che uno si chiede: ma perché si muovono? Certamente si muovono, non certo per un interesse, ma perché c'è un guadagno, che quella è un guadagno di una crescita di umanità, è un guadagno di sapere che qualcun altro sta meno peggio così. C'è sempre, io volevo citare una frase che mi ha accompagnato in questo ultimo mese. Scusate, io sono un po' intellettuale, però per fortuna che c'è il direttore che è più concreto di me, quindi ci compensiamo. C'è una Basta che non ci citi una frase di Snoopy, però adesso. No, di Tarkovsky. È una frase che molto riflessa. Tarkovsky era
un regista russo, riflessa in alcuni incontri che ho fatto. Ve la leggo perché è molto bella. Tu lo sai bene, non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. Ed un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno, lo sguardo umano. È come se ti fosse accostato ad un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice. Per me e per molta gente me l'ha testimoniato che aver volto è stato anche rendere più semplice a chi la vita, a chi non ce la faceva più. Perdonatemi la mia intellettualità, però a me queste cose mi lavorano dentro e sono il motivo per cui mi fanno andare avanti, perché non è tutto rose e fiori, cioè, la fatica c'è, però se c'è un motivo, chiaramente la fatica si sopporta, se non c'è un motivo, dopo un po' uno molla. Diciamo che questo momento di, come dire, di silenzio deriva anche invece dalla profondità delle riflessioni che hai fatto. Non devi, anzi, scusarti perché le hai fatte, ma dobbiamo ringraziare noi te perché ci hai dato, come dire, lo spunto per una riflessione che va oltre anche le più rosee aspettative della mia domanda, come dire, di per sé, che mirava a uno scopo e grazie a Dio e grazie anche alle tue riflessioni questo scopo è arrivato, nel senso che Volto è un osservatorio privilegiato, ha avuto la possibilità di esaminare tanti degli spunti di bene, di volontariato che ci sono stati durante l'emergenza sanitaria, ma non solo, ha avuto anche la grande occasione di documentarli e di realizzare una mostra fotografica. Chi dei due vuole raccontarcela? No, io Sì, lascerei il comincia tu. presidente perché lo vedo assolutamente È sul pezzo, carico il per cui presidente. Abbiamo avuto lo sì. stesso pensiero. Sì. No, 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 io guarda, prego, presidente. Io dico una cosa breve, poi lascio la parola al direttore perché è la concretezza della mia spiritualità. Diciamo che lo spirito è quello che rende. La concretezza è quella che rende lo spirito carne, quindi lascio poi la parola. Ecco, noi abbiamo voluto fare una mostra che ha documentato attraverso sguardi, attraverso un fotografo brasiliano, che questa mostra sarà esposta, sinceramente non mi ricordo le date, ma le dirà forse il presidente, sarà Diciamole, esposta, diciamo, non c'è problema. ecco, che si chiama Dal vuoto al volto, ecco. La mostra attraverso sguardi sia di persone colpite dalla crisi del Covid-19, sia attraverso lo sguardo dei volontari, dimostra come, appunto, come dicevo prima, si può passare dal vuoto al volto solo se c'è un grido che è accolto, perché sarebbe giusta la vita se uno grida e non c'è nulla che lo accoglie. Io credo che la mostra è bella perché documenta questi momenti di sguardo. Ci sono momenti fugaci di sguardo, ma che se uno ha la pazienza di guardarli bene ti svelano qualcosa che c'è nel cuore dell'uomo, che può essere senso di abbandono, senso di sofferenza. Ma soprattutto è incompleto un senso di abbandono, un grido, se non c'è qualcuno che lo ascolti. In questo senso, la sezione della mostra ha anche volti di volontari, perché è la dimostrazione concreta di come il grido sia accolto, un po' quello che diceva Tarkovsky prima: tutto diventa più semplice se incontri uno sguardo nella folla che ti solleva quando non ce la fai più. Lascio a Stefano la concretezza. Sì, in realtà Alberto è stato molto più veloce di me, per cui ha già fatto apparire in sovrapposizione quei riferimenti fisici di posizionamento della mostra. Dicevamo, Alberto, prima che forse c'era qualche immagine che poi non sarà riprodotta nei Stanno pannelli che passando. stanno passando. Stanno Ok, io non passando. le vedo. Ok, perfetto. Per cui una piccola anteprima poi di quello che sarà poi In realtà, l'esposizione. direttore, In queste realtà sono queste foto non che. saranno esposte, vero? Esatto, sono, come dire, un invito perché sono foto che sono state scartate. Quindi immaginate quelle che hanno poi effettivamente trovato spazio nella mostra come sono.
Ok. Quindi altri dettagli poi fisici li saranno poi resi noti, visto che durerà fino al 30 di settembre l'esposizione, avremo modo anche di raccontarla durante tutto questo periodo, sicuramente sui nostri social e sul sito internet di Volto. Questo secondo me è un elemento importante che mette insieme il prima e il dopo, perché permette di, diciamo così, far tesoro di tutto quello che c'è stato e di acquisirlo come patrimonio per tutti per i mesi che ci aspettano con la ripresa post estiva o comunque invece per i volontari nella continuazione dell'attività. Ecco, tra l'altro è interessante, no, proprio l'approccio che ha voluto utilizzare il fotografo, cioè partire dal vuoto, il vuoto lasciato dalle persone che non riempivano più le strade perché erano confinate in casa, e improvvisamente questo vuoto è stato riempito fisicamente dai volontari che erano in giro per fare appunto le azioni che si erano preposti di fare, che erano stati chiamati a fare, ma non fisicamente, ma metaforicamente, dalla loro generosità e dalla loro dedizione, che hanno riempito le giornate e le necessità, cioè hanno riempito il bisogno delle persone che erano in difficoltà. Questo è, credo sia una lettura interessantissima di questa mostra. Assolutamente sì. Ed è quello. Assolutamente sì. E tra l'altro, dalle foto che abbiamo visto, anche da quelle con la mascherina, traspaiono incredibilmente gli occhi, che sono poi lo specchio, no, dell'azione dei volontari. Bene, questo ci guida all'estate. Diciamo che questa mostra sarà il leitmotiv dell'estate, sarà visibile perché in realtà è visibile dall'esterno, perciò le foto sono esposte nelle vetrine dell'URP della Regione Piemonte in via Arsenale 14, quindi si può vedere sostanzialmente sempre passandoli davanti dove c'è la fermata del 4 di via Arsenale. E ci guida all'estate, un'estate in cui ancora una volta i volontari hanno dato un esempio fondamentale: il bisogno non va in vacanza, ci sono tante persone che a causa dell'emergenza sanitaria si trovano in condizioni di difficoltà di vario genere e il volontariato ha dato una risposta immediata, la più semplice è quella di rimanere attivo e aperto, molto più già tradizionalmente, diciamo, molte associazioni in estate continuano la loro opera, ma quest'estate in modo particolare. Assolutamente sì, le richiamava prima il Presidente. Sì, ne ha accennata qualcuna. Prego. Prego, Presidente. No, interrompo. Sì, io volevo solo dire una cosa, e poi lascio la parola. È vero, ci sono anche, proprio come si diceva prima, che non vai in vacanza vuol dire che si assicura un'attività, ad esempio, voglio solo citare il Banco Alimentare, che ha incrementato la distribuzione a luglio del 30% proprio per poter, siccome non ci sarà un'attività piena, per poter permettere agli enti di prossimità, anche quelli che sono direttamente in contatto con il bisogno, la distribuzione dei beni alimentari. Dico solo una cosa, non vai in vacanza. Tant'è vero che il Banco Alimentare, ad esempio, ha aumentato da 5 a 9 i prodotti, la varietà dei prodotti del catalogo AGEA da distribuire, in quanto molte filiere alimentari hanno, questa è una notizia che do, non hanno venduto la merce, l'ha acquistata il governo italiano che l'ha data al Banco Alimentare che potrà distribuire. Questo è anche un esempio di come il volontariato non va in vacanza. Prego, direttore. Ci sono poi alcune attività, Alberto, che riguardano la programmazione dei servizi che Volto sta pensando, nel senso che chiaramente il sito sarà un elemento importante. Adesso mi di nuovo fatto lo scherzetto che vedo di nuovo solo me stesso, se no volevi mettermi alla parola. Sì, perché sei in primo piano, direttore. Sei in primo piano. Ok, va benissimo. Se torniamo all'immagine di prima dove vi vedo, mi risulta più familiare la discussione e non penso di essere allo specchio. Detto ciò, ci sono una serie di servizi che sono in fase di calendarizzazione e quindi la trasposizione pubblica sul sito e su tutti i nostri canali permetterà poi una continuità informativa. Penso a tutte le tipologie di laboratori che abbiamo fatto in questi mesi e che continueranno. Gli approfondimenti del lago di Bustolino, che diciamo così, è questo
approfondimento specifico di dettaglio che il collega Enrico Bussolino ha portato avanti in un modo assolutamente professionale, importante per noi che lavoriamo qui e per le associazioni. Continuerà con altre puntate. Sono in corso di redazione poi alcune guide pratiche su tematiche che riteniamo rilevanti e utili, dalle erogazioni liberali secondo le previsioni del codice del terzo settore, le funzioni di controllo all'interno degli enti, i rapporti di lavoro negli enti del terzo settore. Abbiamo visto in questi mesi alcune necessità consulenziali per quelle tipologie di enti che hanno al loro interno non solo volontari ma anche dipendenti e collaboratori, oppure una... Questa è quella più delicata, ne parlavamo prima, mi ha detto che sarà sua cura, mando avanti anche durante il periodo estivo, una lettura semplificata di tutte quelle che sono le disposizioni agganciate a riforma del terzo settore. Il Presidente ci tiene molto, ma come tutto il Consiglio Direttivo, che poi la qualità informativa e la capacità informativa di volto su questo tema della riforma sia molto puntuale e molto capillare. Si stanno già pensando poi degli incontri mirati anche a livello territoriale, poi per la diffusione delle informazioni. Questo per dirvi che ci sono tutta una serie di attività che abbiamo fatto prima, che continueremo a fare, di cui daremo la più ampia risonanza. Tutta la logistica, come sempre, come da tradizione, sarà programmata prima, per cui tutti i servizi che riguardano attrezzature, mezzi o comunque materiali di cui Volto dispone, che possono essere un sostegno per associazioni, come sempre la collega Caline e tutto il personale della prima accoglienza del magazzino farà in modo che tutto possano avere in tempo utile per organizzare al meglio l'attività degli enti. Ecco, quindi si tratta di un rientro comunque con la conferma di tutte le attività del centro servizi anche dopo l'emergenza sanitaria, ma anche con alcune come dire, significative novità. E quindi direi che le premesse per un autunno, come dicevo prima, scherzosamente evidentemente, un po' caldo, ci sono tutte. Assolutamente sì, mi auguro che si possa ritornare a celebrare degli eventi, diciamo così, con una prossimità fisica un po' più marcata, come da tradizione, come possibilità di incontro della cittadinanza. Penso ad esempio a tutto il fronte delle scuole, che chiaramente ha avuto una interruzione, un rallentamento importante per le evidenti condizioni degli stessi istituti scolastici. Oggi parlavo col forum del volontariato e di alcune collaboratrici che ci aiutano, ci accompagnano in queste avventure. Si stanno calendarizzando le attività estive, quelli che sono tradizionalmente gli stage estivi fatti dalle associazioni. Su questo sicuramente Alberto daremo alcune informazioni, perché anche lì sono emerse alcune poi prescrizioni e quindi ricalibrazioni delle attività particolari. C'è solo una cosa che anticipo qua, che poi chi legge la nostra newsletter si troverà nell'angolo che periodicamente mi aiuti a redigere e che scriviamo. Aspetta, romani, ti avrei proprio chiesto di fare un accento su questo. Cioè, è emerso sul fronte, tornando prima, per la ricerca dei volontari, dalla condivisione con tutto lo staff che segue lo sportello di orientamento, una necessità di prestare un particolare accento di attenzione sulle associazioni che non operano strettamente sul comune di Torino, ma sui comuni intorno, perché c'è un deficit di fatto di candidature di volontari rispetto alle esigenze delle associazioni. Per cui questo è un tema che dobbiamo tenere particolarmente sottolineato e fare in modo che possa diventare consapevolezza dei contesti comunitari di quei territori, anche come abbiamo discusso internamente, agevolando il più possibile le comunicazioni con i vari informagiovani, con gli uffici comunali, per far capire il bisogno effettivo che c'è in quei territori. Ecco, direttore, vi interrompo un secondo, poi torniamo, ma c'è un commento di Nicola Paiuzza, che è di Audido, sulla chat della nostra diretta Facebook, che dice che credo che questo periodo sia un momento fondamentale per incrementare l'avvicinamento dei giovani al volontariato, visto che oltre ad attività pratiche assume importanza la tecnologia e l'informatica, che, cioè, neanche volerlo fare apposta, c'è un po' di ritardo fra quello che diciamo e quello che i nostri ascoltatori vedono, quindi stava esattamente affrontando l'importanza di trovare nuove risorse umane per le associazioni, per gli enti del terzo settore del territorio, in particolare giovani, che è un campo su cui Volto si impegna da sempre, da tanto, e con grande energia.
Soprattutto mi puoi silenziare, sì, perché questo è un tema che ha a cuore il Presidente che sta prendendo la parola. Per cui lascia lui. Mi lascia sempre le patate bollenti. Allora, innanzitutto è un dato, cioè che il, se non sbaglio, il 50, circa 54-56%, non ricordo, delle persone che hanno risposto all'appello per fare i volontari durante il periodo Covid, sono, se non sbaglio, inferiori ai 30 anni. Comunque, un dato sicuro ce l'ho, che il 70% delle persone, dei 1188 persone che sono candidate a fare il volontario, sono inferiori a 44 anni. Quindi, in realtà, in questo periodo c'è stato una levata, una sensibilizzazione del mondo dei giovani. È chiaro che noi ci stiamo muovendo, abbiamo anche dato un'apposita delega per lo sviluppo del volontariato nelle scuole, e addirittura inventeremo dei premi dentro le scuole. Abbiamo proprio nel consiglio direttivo c'è un consigliere che si occupa di questo. Non solo, ma questo tema è stato portato anche a livello nazionale. Sapete che i centri di, non lo sapete, non so, però i centri di servizio per il volontariato sono coordinati in un unico organismo che si chiama CSVNet, che è a Roma. Da poco è stato proprio stilato un protocollo d'intesa col MIUR, cioè col Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per lo sviluppo di volontariato nelle scuole. Noi abbiamo bisogno di un ricambio generazionale, non perché l'esperienza delle persone un po' meno giovani come me non sia importante, però è chiaro che la gioventù è il momento in cui l'albero cresce, si può formare, e ci teniamo molto a instillare nella mentalità un senso di solidarietà, di gravità, di passione civile. E ricordo anche una cosa, che andremo ai giovani dicendo che il volontariato, e nessuno lo dice, è anche un'attuazione di un principio costituzionale, cioè l'articolo 2 che parla di solidarietà sociale, che è un obbligo di ogni cittadino. Quindi, a mio avviso, perché non pensare a momenti di educazione civica in cui si dice che al dovere, ai diritti che noi abbiamo, perché abbiamo tanti diritti, ci sono anche degli obblighi, e uno di questi obblighi è l'obbligo di solidarietà nazionale. A questo proposito richiamo al grande servizio che noi facciamo sul servizio, appunto, scusate il bisticcio, sul servizio civile universale, che instilla proprio questa modalità di affrontare la solidarietà anche come dovere costituzionale. Ci stiamo lavorando per i giovani su tutte queste cose. Ecco, Presidente, perfetto, perché la domanda che avrei fatto, l'argomento che avrei introdotto è proprio quello del servizio civile, che è uno degli ambiti, dei campi in cui il centro servizi si è impegnato di più negli ultimi anni, ed è una grande opportunità per enti del terzo settore, ma non solo. Siccome, come dire, in questo periodo è il momento, sono gli ultimi momenti per chi vuole accreditarsi per poter progettare nei bandi dell'anno 2021 e quindi avere poi volontari in servizio civile universale nell'anno 2022, se tutto va come di solito va, emergenza sanitaria permettendo, ecco, magari è il caso di spendere due parole sull'argomento. Non so se... Io parla al direttore, che è meglio. Vabbè, la premessa già descrive il percorso e l'opportunità. Chiaramente la finestra di accreditamento, cioè si chiama finestra, ma in realtà è un'attenzione, una possibilità che Volto offre a chi ad oggi non è accreditato tramite noi per ospitare ragazzi di servizio civile. Sono attualmente in fase di valutazione i progetti che abbiamo presentato nell'ultima tornata. Dicevi tu giustamente, Alberto, che da qua a dopo l'estate, e faremo poi ogni approfondimento con la dottoressa Caria e le risorse umane che sono destinate a questo servizio,
chiunque abbia in sé, diciamo così, l'idea che il servizio civile possa essere, oltre che una grande possibilità per l'associazione, ma anche per i giovani, che quindi sfruttando questo percorso possono andare a conoscere un mondo che magari è sconosciuto, che però crea attese e crea curiosità, questo è il momento per farlo. Per cui troveremo anche qui il modo più opportuno per veicolare questa informativa verso il più vasto pubblico. La possibilità per gli enti è articolata per tutta una serie di questioni documentali da esibire e da raccordare, non c'è nulla di insormontabile. Siamo a disposizione anche su questo, perché la riteniamo una possibilità importante sia per gli enti che per i giovani. Benissimo. Io chiederei ancora un ultimo passaggio. Tra gli appuntamenti ce n'è uno il 28 luglio, con un controtema sul servizio civile, dove ospiteremo la direttrice del Dipartimento e un funzionario regionale. Questo sarà uno degli ultimi appuntamenti pre-pausa estiva, che però dice anche dell'attenzione che vogliamo avere anche nella diffusione e nella sottolineatura delle relazioni con le istituzioni. Ecco, su questo possiamo concludere dicendo che, diciamo, il servizio civile universale è una grandissima opportunità per i ragazzi, è un'opportunità importante per tutti gli enti che si candidano ad ospitarli, e in questo senso il Centro Servizi Volontariato Torino Volto può essere un partner ideale per affrontare il percorso di accreditamento, progettazione e poi formazione, inserimento dei giovani nel servizio civile universale. Direi che è una sintesi che racchiude bene, no, direttore, quello che si propone il centro in questo campo. Assolutamente sì. Bene, io vi chiederei ancora, prima di chiudere, visto che siamo proprio agli sgoccioli, magari un passaggio veloce sulla palestra della formazione, che prepara nuovi corsi per settembre, l'autunno. Io lascerei volentieri la parola al direttore. Poi lasciamo magari la chiosa di buone vacanze al presidente. Va bene. La palestra della formazione è la novità dal punto di vista terminologico dell'anno 2020. Come dicevamo mesi addietro, l'abbiamo pensato con zone diverse e intensità diverse dal punto di vista dell'impatto formativo. Qua non vogliamo ancora svelare nulla, nel senso che non abbiamo anticipazioni particolari sulle tematiche, anche perché stiamo andando col mese di luglio a, diciamo così, puntellare alcuni aspetti che riteniamo importanti e che quindi saranno facilmente pubblicati e facilmente consultabili. Il dopo pausa estiva andrà a recuperare anche tematiche che non è che abbiamo messo in posizione subordinata, ma che semplicemente abbiamo voluto ricondurle a un periodo un po' più ordinario. Ci saranno tematiche che riguardano la gestione delle risorse umane, la scrittura, la tenuta dei bilanci, cioè corsi di formazione più tradizionali che andranno sicuramente a essere recuperati. E il tema della valutazione d'impatto è un tema che il Presidente che mi sta ascoltando, lui ha molto a cuore, per cui ci ha chiesto anche di fare insieme a lui delle valutazioni per capire insieme una possibilità formativa adeguata per trasmettere una conoscenza sull'argomento. Ci saranno tutte le tematiche relative alla progettazione, insomma, quello che tradizionalmente era il catalogo formativo del Centro Servizi si sta riarticolando in una serie di sezioni e di aree tematiche che troveranno la riapertura del centro, la nuova evidenza pubblica e quindi anche nuove possibilità per i volontari. Bene, io direi che per parte mia vi saluto, ringrazio tutti di essere stati presenti, in particolare chi ci ha seguito, ma soprattutto il Presidente e il Direttore. Vi lascio, appunto, lascio la parola al Presidente per una conclusione, un saluto di buone vacanze, e ricordo a tutti che il volontariato che sta aperto per ferie può mandarci notizia della sua attività durante la pausa estiva, guardando tutte le indicazioni che ci sono su come farci sapere i contorni di questa attività sul nostro sito www.volontariato.torino.it, e provvederemo ovviamente a pubblicarle sui nostri profili social e sul nostro sito. E la parola al Presidente. Beh, io auguro a tutti buone vacanze,
Ringrazio quelli che non vanno in vacanza, o meglio che rimandano le vacanze, perché a mio avviso la vacanza è un tempo importantissimo, per poter non sospendere, come dicevamo all'inizio, l'attività. Io credo che la vacanza è un tempo importante perché nel tempo libero uno capisce ciò che veramente ti sta a cuore, un po' come se dentro l'agone della vita e tutti i problemi che affronta fa un attimo un passo indietro. Poi torna perché li vede meglio e può tornare affrontandoli meglio, perché è come quando uno guarda un quadro e se lo guarda troppo da vicino alla fine vede una macchia oscura. Se fa un passo indietro vede meglio le cose. Io vi auguro che le vacanze siano questo tempo in cui uno fa un passo indietro, non per staccarsi dal bene che uno già fa, ma per poterlo fare meglio. Con questo vi auguro buone vacanze. Grazie, grazie Presidente, buone vacanze anche a te, buona estate anche a te e al direttore Stefano Meneghello e grazie per essere stati con Grazie. noi. Io vi Voglio lascio con solo dire l'appuntamento. Prego. un'ultima cosa, che noi abbiamo Certo. parlato tanto di volontari, io ci tengo tantissimo a dire che ringrazio per tutta l'opera svolta dai dipendenti, consulenti, tutte le persone che lavorano per il centro servizi. Hanno fatto un lavoro egregio, magari non visto perché non siamo in prima linea, però se non ci fossero stati loro, credo che la vita sarebbe stata più dura. Quindi ringrazio tutti, non li cito, ma tutti uno a uno personalmente, dipendenti, volontari, consulenti, personale di volo. Grazie Presidente, un bellissimo pensiero, grazie ancora a tutti e buona estate. Arrivederci, ciao.